Nelle puntaviously precentate, il mio cardio. Ma l'hanno fatto pure l'episodio 3, ma che ogni puntata fanno il recap, vabbè. Il mio cardio help! Che buona questa pietanza! Ho capito! E io me fotto le formazioni e le televo dai coglioni. Hanno cliccato segui. Gli occhi del Muori, la data di scadenza del Muori. Puoi pagare in comode rate da un mese al mese. Ma non è che Star Trek esce il modello nuovo con 11 decimi raggi X, mi stai a fregare? Che vuoi fa? La quarta puntata del libricino del Muori comincia con un primo piano della modella di Victoria's Secret. No. Con gli Shinigami che chiacchierano dei Ryuk. Regà, Ryuk sta a fare altre cose che non siano giocare a teschi e rotolarsi nella polvere e piangersi addosso. No, ma che sta di? Sempre detto che è uno strano quello. Ma questo chi è? Meno male che non è sceso lui sulla terra. Che altro che Death Note, dopo due puntate lo rapinavano. Torni su che pesi a metà. Esibizionista. Fammi capire bene. Io te dovrei dare metà della mia vita, che è una trentina di puttane. Non te lo dico! Ma stava per fregà. E tu mi dai l'occhietti? Sì, Light, sono due settimane che stiamo qui fissi a sto punto. Io tanto non ci vado al bagno. Ma te come hai fatto? Ryuk, questo scambio... Suspense. Rispondi! Basta, ti scrivo sul quaderno. Ciao, titoli di coda. N'sa da fa. Cioè, mi ha fatto aspettare fino a mo, eppure no, mi dici? Aggiungo, muore mentre sbaglia un compito in classe. Non osare! Transizioni della luna random dopo. Light spiega che ha rifiutato perché avere il potere di Facebook deve dei nomi da gente e le facce. Per metà dell'esistenza terrena, e poi nel mu, ma hai spoilerato pure l'ardilà, scus, è una stronzata. Io voglio fare un mondo bello e ci voglio regnare da Dio, bravo, il più possibile. Se si trattava di allungare, so tutte mail false, non esistono quelle pillole, quelle cose. La mia vita! Ah, allora ci avrei pensato. Sì, certo, vuole l'occhio e pure più vita. Il meleto pieno e lo Shinigami imbriaco. Manco ma dovevi fare una domanda del genere. Ma rompi sempre le palle, le mele, che non ti dico le cose. Questa era importante. E infatti la devi scrivere sul quaderno, sì. Ma lisciami le mele, sudicio. Light spegne la luce. Il fan stalker se dà. Light chiede a Ryuk se non si sia dimenticato qualche altra cosa che gli avrebbe dovuto dire. Che stiamo alla quarta puntata, dai un po'. No, fine. Almeno di quello che so io, perché in realtà ci sono altre 9.746.000 cose. Ma non vi fanno fare un esame, un test per diventare Shinigami? Uno che vi insegni le regole? Ma il re che fa? Ammazza, gioca a teschi. Dice che scrive libri, ma ne scrive uno ogni 10 anni. Ma le ali proprio niente? Ammazza uno che ha un jetpack e fregaglielo e dai, e taccola. Poi sarebbe un po' sospettino vederti svolazzare tipo piccione dentro la classe, non credi? È un punto di vista interessante. Comunque, oh, Ali, occhi spoiler. Con tutti sti DLC comincerei veramente a sembrare un dio del Muori. Oh, Light, non ti serve quella roba. Tu sei già un perfetto dio del Muori. Fossi dalla mia specie, te capirei. Ammazzi la gente e pianta la vita. Ma tu ammazzi i tuoi simili. Come l'isola dei bavosi ammazza i neuroni delle vecchiette. Fatti curare! Ti serve un chiropratico? Anzi, un chirapratico! Ah! Ragazzi, basta. Chiudo il canale, è finita così. Mi stai dicendo che sei matto fragile? Ho talento nell'essere un dio? Sono bello, intelligente, affascinante? Eccola. Modesto, simpatico, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso? Fa come te pare. Capisci quello che te pare? Parte la spiegazione sul mondo degli Shinigami. Passano la vita a togliere la vita agli uomini per aggiungere alla loro. Ma di questa vita che viviamo e che ci fregamo, che ci dovemmo fa? Forse la nostra vita non ha significato. Tu sei molto più dio del Muori di tanti. Sì, vabbè, basta, non mi paragono a uno Shinigami. Ma tu l'hai detto. Sì, ma ora che ne parli così non mi pare più così figo. E poi io sto usando il quaderno da umano per gli umani. Shinsekai no kami tonare. Fai pace col cervello! Hai detto che la vostra vita non ha significato, ma io ti dico che non è vero! Guarda che bordello ha creato solo uno di voi che ha tirato sto quaderno. Pensa solo di negli anni 40. Non mi ferbutare le battute, l'ho detta io, è piaciuta tantissimo. Siete talmente scemi che non vi rendete conto dei danni che state a fa. Il mondo sta cambiando. Ma non ci sono delle regole tipo non incasinare il mondo degli umani? No, veramente no. Ma se io scrivessi tipo il presidente americano fa detonare le atomiche e il mondo finisce e gli umani spariscono, voi come cazzo sopravvivete? Forse dovremmo crearla qualche norma effettivamente. E fallo tu.
Prendi esempio da me. Io sono meglio da te. Io sono immortale, nano. E cambia il tuo mondo come io sto cambiando il mio. I have a dream. I have a death note. Potrei. Ma non mate fan cazzo. Finché c'è stanno le mele, stiamo a posto. E allora poi te la metà. Sciniliano medio. Ma dove la trovi tutta sta voglia di fa? Sei impresa bene per essere uno che passa la maggior parte del tempo a ride da solo come un matto mentre scrive nomi al buio, quando potrebbe fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa potresti fare. Sei perfetto, ti vogliono tutti bene. Uomini, donne, vecchi, bambini. No, nomi, risate, penombra. Sono troppo cool per quelle cose. Certo che sono impresa bene. Ryuk. L'ottimismo, il profumo della morte. Oh, mi è venuta un'idea. Riguarda qualcosa al di fuori di uccidere la gente? Tipo per esempio andare al supermercato, reparto frutta. No, uffi però. Altro spiegone delle regole, 40 secondi, sì sì sì, anche basta. Però con una novità. Voglio provare a buggare sto quaderno. Vediamo fin dove me posso spingere. Drindrin, pronto? So Shiro Yagami. So Ichiro Yagami. Indovino, altri morti. E te pareva. Arrivederci. Nani? Hanno fatto le cose prima di stirare le zampette? E che cose? Uno ha cercato di evocare Satana, a quanto pare. Un altro ha scritto una favoletta su una certa Bianca Ryuk, una mela avvelenata che però gli rimbarza. L'ultimo ha deciso che voleva morire curando l'igiene personale ed è schioppato al cesso. LL! Dimmi, guarda, sono successe le cose. Manna tutto. La strega diede la mela a Bianca Ryuk che la mangiò e dice grazie. Ma che è sta roba? Che Kira possa manipolare le azioni di chi ammazza prima del decesso? Light, che cazzo fai? Perché Light? Se vuoi fare gli esperimenti, ma fai una roba meno palese. Tipo Frank Alberto spacca tutto nella cella e poi muore. Potrebbe essere un momento di rabbia. Oppure si impicca con una felpa rossa, così tu vedi la felpa e riconosci qualcosa di plausibile. Ma no, Satana! E le storielline! Ciro, Ciro! Ciro! Non dire in classe a nessuno. Ciro si aspetta un qualche feedback per vedere se i suoi esperimenti hanno funzionato. Chiudete i commenti, chiudete! Disabilita! Azz, gli esperimenti sui criminali. Che mostro! Indegnatissimo! Kira, non saprei mai niente. Copio i dati, dai un po', 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 po'. Mo preparo tutte co. Cioè, è andato tutto come previsto. Igiene personale. Satana, Bianca Ryuk. Cosa? Mentre gli altri tre... Cos 2? Quali altri tre? Sto tre passi avanti a tutti. Ci sono stati altri tre esperimenti dove ho scritto cose volutamente impossibili per vedere se potevo città. Lo so, fammi causa. Ah, non sai chi so e dove so? Ah, scusa. Tipo uno gli ho detto, scritto, vabbè, di disegnare il volto di L, ma non conoscendolo è schioppato. Bah. All'altro gli ho detto di andare a morire ammassato in Francia un'ora dopo. Ma Giappone-Francia un'ora, manco flash sotto speed. Quindi è schioppato e bah. L'ultimo però è strano, perché gli ho detto di scrivere che lui sapeva che L sospetta della polizia giapponese, ma non l'ha scritto. Questo vuol dire che non posso fargli scrivere cose che non sanno o troppo innaturali. Obiezione! Sì, però la favoletta che ti sei inventato prima l'ha scritta quello. Cioè, pure quell'altro che cazzo ne sa di Shinigami de mele. Pure qua hai scritto io so della polizia L eccetera, che è un testo come quell'altro. Per me lo doveva scrivere, pure per me. Sta cosa è un po' grigetta, ma vabbè, per farti capire che non possono fare le cose troppo innaturali. Pensavo meglio, Ryuk. Ah, già ti è passato il fomento della novità, del nuovo acquisto e te lamenti dell'arma killer per eccellenza? Non te meriti in cazzo. Adesso L sarà troppo occupato a decifrare i messaggi. Che potevi farti anche i cazzi tua. Ma L l'ha capito perché è bravo. Sbam! Ciao L, lo sai che? C'è un messaggio nascosto per me. Allora è vero che controlla le azioni della gente. È bravo un cazzo. Gli confermi le cose su cose. Ma perché? Perché lo voglio trovare. Sì, ho capito, però c'è. E perché scatta la fase 2. Vabbè, te dico più niente. Vabbè, io so scemo e te sei intelligente. Ok, ok. Userò sto freebooter e vediamo quale signorina vuole essere traumatizzata. Vuole uscire con me per crearmi un alibi, perché io l'amo. Quale ami? Quella che mi dirà di sì. Ah, chiama prima, va. Ma perché tu hai le donne che ti vengono appresso? Ma quante ne hai? Una palazzina, un mare, un oceano. Tutta la scuola mi vi appresso. Ma te stupisci? Sono bello, intelligente, affascinante, ma adesso simpatico, famiglia perfetta. Ma per chi mi avevi preso? Per un timidino che ammazza perché il mondo non lo capisce. Eh? Netflix? Che è la prima fregnetta che vede diventa scemo. Ma te che? Io so il pinnacolo dell'esistenza umana, so quello figo. Io so troppo figo. Per questo. Risate da maneo con umi oscurità. Tutte chiacchiere, fammi vedere. Vabbè, è tardi, eh. Magari proprio la prima mi dice di no, eh. Sono modesto, come ben sai. Già sta a cerca scuse. Pronto? Chi è? Numero 14, come stai? Light!
Pirgild! Ciao, finalmente mi hai richiamato! Dopo 4 mesi stavo a perdere le speranze! No, cioè, Pirgild ha dato un contegno? Ero occupata, cosa c'è? Te va deciso, mangiamo una cosa, andiamo a Spaceland! Vediamo tossici crepare male! Non lo so, fammi controllare la mia già... Sì! Sì, vengo, vengo! Non fate i maliziosi? Me sto a vestire, eh? No, adesso, domani! Light, sono così contenta come ti vesti! Così saremo coordinati... Click, visto? Ti rispetto un po' di più, ma anche molto di meno. Non si feriscono così i sentimenti delle persone, cattivo! Ma che cazzo me ne frega a me! Io li vedo tutti come sacchi di carne scemi. E poi dici così perché sei brutto. Gne gne. Che me frega, io sono sessuato, sì! Giorno dell'appuntamento, non con questo, che è sempre presente e sempre più sospetto, ma... Sto cazzo di cappotto da molestatore è davvero necessario pure di domenica mattina? Quand'è? E mo' sei tutto... mi giro, non mi vede... Pirgilda intanto, ignara di tutto, è contenta di uscire col suo vero amore, perché il fratello la voleva sci per forza con l'amico suo, che è re, fidate, governi Westeros, fidate, ma lei ama quello bello. Me sto a confonde! Light, ma che vuoi fa? Non mi parla che quella poi mi crede matto. Anche se uscirebbe con me uguale, perché sono bello. E comunque gli rispondi sempre e comunque, Ryuk, Light. E poi non hai visto cosa ho scritto? Eh no, tu non mi hai visto girato che le mani davanti agli occhi che facevo la 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 la? Se no mi rovina la sorpresa. Allora stringe i chiappi, mele, Ryuk, si va in scena. Numero 14, come stai? Pirgilda! Ha portato un'amica? Pirgilda, dove sei? Ma che amica? Sei solo mio! I due piccioncini si dirigono verso la torre della gioia Spaceland. E il molestatore, il maniaco, lo stalker, l'agente dell'FBI, guarda Light pensando: questo mi pare troppo perfetto. Quando le cose sono così belle non è mai vero. Se magari! Che bravo ragazzo! Vorrei un figlio come lui. Ciro Yagami Fortunello. Lo follow oggi e poi basta. Tutti entrano nella navetta che li porterà a sto Spaceland che non vedremo mai. Chissà che cazzo di roba era. Ma quanto sei bravo! Sei il migliore del Giappone! E sei pure bello! Posso conoscere tua madre? È vero che ci aveva dei draghi! Il nostro primo figlio lo chiamavo E! Hai ragione, stai bene con questo taglio! Eh? Ma lo sai che sei bellissima! Anche fuori! La capirà o è troppo scema? Oh! Perché sono bella dentro! L'ha capita. Per un'ora dovrebbe sta buona. Suddenly Dawson Creek, film introspettivo turco anni 30. Musica ukulele, non lo so, e primi piani dei fossili. La tizia parla, 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 parla. E Light sta tanto così da farsi sgamata al tizio dietro e fa una strage a mani nude. Il bus si ferma. Entra il freebooter. Silenzio. Clacchete. Me frego l'autobus, sì! Come al solito, i freebooters fregano le cose. Il piano è a rubarsi gli incassi di Spaceland. Oppure, mappazzone dei passeggeri. Che paura! Bigliettino, tranquo, ti difendo io. Light, ti amo! Sta buono! Ma lei chi è? Perché ci parla? Non l'avevo mica vista! Abboccato! Skip? Può anche parlare, mica te sente! Nessuno te sente, Light! Ma quando parli con Ryuk? E chi è questo Ryuk? Mica me fido, sai? È un vecchio trucco, tipo quello delle tre carte. Pensi che sia uno, ma i complici stanno in giro per vedere se va tutto bene e fa qualche giocata dove vincono, guarda un po'. Che strano! Oh, ecco perché ho perso mezza piotta! Ma che sei paranoico! No, sono un dio! Provalo! Puoi provare che tu non sia un suo complice? Se no le chiacchiere stanno a zero! Scommetto di no! Non lo puoi provare! Papapera! Ma ragazzi, no, calma, calma, calma! Tanto Light non può essere Kira! O avrebbe già ammazzato il tizio! E anche che durante l'ultimo giorno di pedinamento sia arrivato uno a dirottare a cazzo l'autobusino dove stiamo tutte e tre? Non è per niente sospetto! Posso fidarmi? Lei mi ricorda qualcuno? Yeah, guarda che c'ho! Bam, l'FBI. Ma coglioni, e lei ci sta una pesante. Parla il marionettista dei cadaveri pazzo. Il suo nome è Ray Penn Stark. Ah, ecco perché si è fidato di tutti, capito, capito. Le credo. Anche se è un po' strano che un agente dell'FBI sia qui, eh. Mi chiedo come mai, perché non lo so. Vabbè, ce l'hai, Erfero. Ovvio, sparagli. Ma pare brutto così senza dirgli ciao. Aiuto, State zitta e va in pensione e lascia il posto a un giovane che manco sa che so i fax. Ma io quello lo conosco.
È il freebooter che ha ucciso 3 persone dopo avergli fregato i memini. C'è da dire che Light ammazza sempre gente che se lo merita, però, eh? Tutto procede secondo i piani. Oh! Mannaggia, mi è caduto un foglietto! Senta, dico hotspot wifi, che capisci? È una stufa a gas? Aggiornatevi, cazzo! La vecchiaia non è una scusa! Speriamo che il rapinatore sia dalla rovina di sto paese! Non lo veda questo foglietto! Che sta fa? Mi volevi fregare, eh? Ma io ho capito tutto! Azz! Mo c'è sgama! Che c'è scritto? Leggi l'alta voce, per cortesia. La numero 14 è bella. Eh? Oh! Ma mi chiamo Pergilda! Fidate che è meglio aver scritto numero 14 su quel foglietto. Chissà che mi credevo, sono contento per voi. Auguri e fiere del trono. Yatta. Il primo Yatta! Yatta. Yatta. Con le armi stravaganti, sentinella della terra, Yatta ma. Che vuol dire ce l'ho fatta, una cosa così, Yatta ce l'ho fatta! Ma Yatta fatta cosa? Silenzio. Che sta fa? T'ho beccato al sangue di mano! Orco Giuda m'ha scioccato, Naomi, addio! Ma chi sei, il Joker col vestito de Sansa? Ma ce l'hai con me? Alle traveggole, tutti giù! Ma tu mi vedi? Eh sì, eh? Ciao! Sta buono là! Ora capisco! Quel pezzetto di carta proveniva dal libricino del Muori! Grazie che non è scritto Pergilda! E ora solo tu puoi vedermi! Non te muove! E invece no! Allora devo aprire il fuoco! Pem 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 pem! Ah, che dolore, muoio! N'è vero! Light ha usato tutte le informazioni che gli ho dato, come il fatto che sono immortale, che gli devo star sempre appresso, che chi tocca il quaderno o un suo pezzetto me vede, per sfruttare al meglio il Death Note. Che bravo! Il Death Note? E che è il Death Note? Il Death Note? Eh? Luke, state zitto! Sbluppete! È in arresto, fellone! Fermate, 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 fermate! Paura, eh? Incuto proprio rispetto! Ah! Quella macchina ha spaccato la capoccia di quel... Il secondo! Albertando Freebooter sale sulla navetta e la dirotta. Dopo aver visto una roba molto brutta, non gli regge botta e scappa come fio di una mignotta. Poi una macchina lo capotta. Questa è la regola massima del Death Note. Lo sai qual è? La regola del Death Note che non sbaglia mai. Se io scrivo il tuo nome mi dispiace, non c'è poi, fa niente male, morirai. Ray Penstark, ora è il tuo turno. Fine. Azz, ma che se mette a uccidere pure i poliziotti bravi? Ma no, tu ammazzi i cattivi, giusto? No.